Monuments Men, il film che questa settimana esce a Cinema Zero, racconta la vicenda un po' particolare di una missione di guerra altrettanto particolare. Il film infatti si ispira ad un evento realmente accaduto, ma racconta la missione di questi 7 esperti di arte e ben poco esperti di guerra che furono inviati da Roosevelt nella Europa occupata dai nazisti con la missione appunto di salvare qualcosa come 6 milioni di opere d'arte destinate alla distruzione dall'esercito del Führer. A vestire la divisa dei Monuments Men, un cast davvero stellare, a partire da Billy Murray, John Goodman e Matt Damon, e una sola star al femminile, Cate Blanchett. E il suo ruolo però è davvero fondamentale per districare la vicenda leggermente thrilling e per dare un tocco di romantico alla storia. Il film nasce con la visita del regista Clooney al Cenacolo di Leonardo. Davanti all'opera il regista ripensò a questa missione eroica nella quale degli studiosi, degli esperti di arte, dei professori hanno messo repentaglio la propria vita per salvare un bene artistico comune. E pensò che il senso del film doveva essere proprio questo, e quindi l'interrogarsi se valesse la pena di mettere a repentaglio delle vite umane per salvare un patrimonio artistico millenario. Davanti a Leonardo, riferisce Clooney, lo stesso Clooney, ho capito qual era la potenza di questo interrogativo. Con Monuments Men, Clooney torna alla regia dopo 3 anni da Le Idi di Marzo e lo fa con un film di guerra ispirato ai grandi classici degli anni 60, come La Grande Fuga e Quella Sporca Dozzina, ma anche puntando a degli alleggerimenti comici, un po' alla MASH. È un mix quindi per questo film di dramma, thriller, ma anche di commedia. Il film, presentato all'ultimo festival di Berlino, è stato accolto con un bagno di folla. Una gag simpatica ce l'hanno regalata durante la conferenza stampa il regista Clooney e il cast quasi al completo, che hanno infatti accolto i giornalisti presenti fischiettando la marcetta colonna sonora del film. Molti sono stati i commenti positivi di chi ha appunto visto l'anteprima, e uno tra tutti ricordiamo Zappoli, che ha commentato dicendo: un film davvero interessante che ci aiuta a riflettere non rinunciando allo spettacolo.